Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con la rubrica Io non so di tappo, dedicata ai vini che hanno scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Nomacork di Vinventions. Oggi torniamo in Veneto alla scoperta del soave classico Monte Fiorentine della cantina Ca' Rugate. Oggi parliamo della zona di produzione del Soave Classico, uno dei grandi vini bianchi italiani, ottenuto nella fascia collinare tra il comune di Soave e quello di Monteforte d'Alpone, nel Veronese. In quest'area più antica, detta zona storica, il terreno delle colline di origine vulcanica è formato da rocce basaltiche ed è ricco di tufo con importanti affioramenti calcarei e sostanze minerali. Il clima è mite e temperato anche nei mesi più freddi e sui ripidi pendii collinari l'irraggiamento è particolarmente favorevole. La Garganega costituisce l'anima del vino soave, arricchita talvolta con del Trebbiano di Soave o con lo Chardonnay, che possono contribuire al massimo per un 30%. La Garganega è l'uva bianca autoctona più importante della provincia di Verona per i vini fermi, in grado di coniugare alla perfezione la freschezza e la complessità, l'immediatezza di beva e una longevità fuori dall'ordinario. È un vitigno che trae particolare giovamento proprio dal tipico terreno di origine vulcanica di Soave, terroir d'elezione che le consente di esprimere appieno le proprie potenzialità nei vini sia secchi sia dolci. Viene solitamente coltivata secondo lo storico sistema della pergola veronese. Non possiede una aromaticità spiccata, ma un patrimonio di profumi eleganti e delicati. Non ha un'acidità preponderante, ma piuttosto un interessante equilibrio di estratti e zuccheri. Il Trebbiano di Soave, altro vitigno autoctono tra i più antichi in Italia, si è dimostrato un ottimo compagno di viaggio della Garganega, grazie anche alla sua freschezza, ai suoi profumi delicati e alla sua sapidità persistente. Per questo è stato introdotto nel blend dalla cantina Ca' Rugate, che andiamo subito a conoscere meglio. Ca' Rugate è un'azienda agricola veneta che produce vini di territorio capaci di raccontare in modo semplice e naturale la terra da cui nascono, quella terra scura e vulcanica della collina delle Rugate, vicino al centro di Brognoligo, proprio nella zona del Soave classico, dove tutto ebbe inizio oltre un secolo fa. Già agli inizi del Novecento, infatti, Amedeo Tessari, detto Mideo, aveva intuito la vocazione qualitativa dei terreni di proprietà e aveva iniziato a proporre il proprio vino nell'osteria di famiglia. Da allora, di padre in figlio, di ettaro in ettaro, la storia di Ca' Rugate prosegue fino ai giorni nostri. Un'azienda legata in modo inscindibile alla famiglia Tessari, da quattro generazioni, che ha saputo innovare, reinterpretare le tradizioni e investire sui vigneti più vocati alla produzione delle varietà autoctone, con l'obiettivo di esprimere le autenticità e le complessità dei vitigni locali. Il patrimonio vitato di proprietà di Ca' Rugate copre le tre aree principali del territorio veronese. Primo, il prestigioso territorio della Valpolicella, nella fascia settentrionale della provincia di Verona, dove l'amarone forma il suo carattere unico. Poi ci sono le alte vallate incontaminate dei Monti Lessini, dove viene coltivato il Durello, un vitigno autoctono antichissimo, da sempre destinato alla produzione di metodo classico d'eccellenza. E infine abbiamo il nostro territorio del Soave classico, dove si trovano in posizioni altamente vocate la maggior parte delle vigne di Ca' Rugate. Tutte le uve di questa cantina provengono dai vigneti di proprietà, sono lavorate nel segno della sostenibilità ambientale e vengono vinificate nella cantina di Montecchia di Crosara, di nuovissima concezione, circondata dalle verdi colline tutte a vigneto. A partire dalla vendemmia 2020, a mano che verranno presentati sul mercato i vini di Ca' Rugate, riporteranno in etichetta la certificazione biologica della Comunità Europea. E ora andiamo a sentire il loro soave nel bicchiere. Monte Fiorentine è una località della sottozona Rugate, nel cuore proprio dell'area del Soave classico, caratterizzata da colline ad altitudine media, 320 e 350 metri sul livello del mare. Dall'omonimo vigneto storico, appartenente alla famiglia dal 1945, nasce questo cru, vino simbolo della storia enologica di Ca' Rugate.
massima espressione del loro soave classico, è ottenuto da uve Garganega arricchite dal millesimo 2018 da un 10% di Trebbiano di Soave. Questo per conferire un'ulteriore sfumatura di complessità e fascino a questo grande bianco vinificato in solo acciaio. Dal colore giallo paglierino, al naso sfoggia intrigante noti di frutta esotica come la papaya, il melone, agrumi. Al palato è morbido con un'ottima acidità supportata da buona struttura, sapidità e un finale lungo ed elegante. Possiamo dire che per la sua straordinaria duttilità può essere abbinato veramente a tantissimi diversi tipi di piatti, sia di terra sia di mare, sia antipasti sia portate principali. Si gusta bene con piatti saporiti, anche accompagnati da creme, e lo consiglierei con una mousse di verdure e con formaggi freschi. E ora andiamo a scoprire di più sul suo tavolo. Carrogate ha scelto le chiusure Nomacork della Vinventions per evitare inconvenienti legati a tappature difettose e per preservare al meglio così il lavoro che sta a monte della qualità dei vini di questa famiglia, ma anche per valorizzare ulteriormente il tema della sostenibilità ambientale che gli sta molto a cuore.